Bari, quartiere Libertà, 2000 euro, altrimenti qui non si lavora. Due arresti per tentata estorsione. Casa Massima, rubano indumenti al centro commerciale, due georgiani arrestati. Bari, inchiesta sulla gestione parcheggi, i conti non tornano. L'editoriale. Maria Antonietta Risola, una donna dalle mille risorse. Mariano Di Venere presenta il suo nuovo singolo Virtualità. €2000 o qui non si lavora, qui pagano tutti. Sono queste le minacce rivolte ad un imprenditore barese da parte di due individui del quartiere Libertà, arrestati dai carabinieri di Bari Centro, ritenute responsabili di una tentata estorsione aggravata. La somma di denaro era stata richiesta al costruttore per poter lavorare in tranquillità e portare a termine la ristrutturazione di un condominio che lo stesso aveva iniziato in corso Mazzini. I due indagati sono Giuseppe Abaticchio, 39enne, pluripregiudicato, già sorvegliato speciale, e Antonio Monno, un 28enne incensurato dello stesso quartiere. Determinante è stata la denuncia immediata e la piena collaborazione offerta dall'imprenditore. Due georgiani di 42 e 43 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Casa Massima con l'accusa di furto. I due, dopo aver scelto degli indumenti dagli espositori di un negozio del centro commerciale, utilizzando una piccola tronchese, hanno sganciato la placca antitaccheggio. Quindi, nascosti i capi in uno zaino portato a tracolla da uno dei due, hanno oltrepassato le barriere, certi di farla franca. A loro insaputa, i due erano stati pedinati da personale della sicurezza interna al negozio, che li ha fermati sino all'arrivo dei carabinieri. Perquisiti sono saltati fuori alcuni capi di abbigliamento per un importo di circa €100. Reperita anche la loro auto, i militari hanno trovato nel veicolo diversi generi alimentari per circa un centinaio di euro, sul cui possesso i due stranieri non sono stati in grado di dimostrare il regolare acquisto, motivo per il quale sono stati sequestrati. Nonostante le auto in sosta nelle aree a pagamento siano aumentate, gli introiti fanno risultare un calo. Una contraddizione che ha portato la Procura di Bari ad aprire un'inchiesta. Nel mirino il software utilizzato dall'AMTAB. Gli investigatori avrebbero scoperto delle anomalie soprattutto in quelle aree più frequentate. I dati comunque sarebbero fedeli alle indicazioni delle macchinette, quindi il problema sarebbe da trovare altrove. Un mistero che presto dovrebbe essere risolto dagli investigatori.